sono un milanese e sono a Roma. Che hai detto? In realtà di Verbania, però, cioè, capito, c'ho la doppia cittadinanza. Tanto che sono un milanese a Roma. Siamo venuti a un ristorante per provare la mitica carbonara. Siamo arrivati a Roma da poco, abbiamo subito pensato di andare a mangiare perché avevamo strafame, abbiamo fatto 3 ore di viaggio. È arrivata la carbonara, questa è la prima volta che mangio una carbonara. Questa è la prima volta che mangio una carbonara. Questa è la prima volta che mangio una carbonara. Ce la vuoi fare? A Roma, vai. Parte 4. Oddio. Questa è la prima volta che mangio una carbonara a Roma. Ho paura. Non so mangiare, ve lo dico. Amore, è buonissimo, non ha niente a che fare con qualsiasi altra carbonara d'Italia a parte quella di mia madre. Ciao mamma. Siamo qui al Colosseo, ovviamente. Qua a Roma non c'è un'anima di sera, qua al Colosseo. Invece se vai a Milano, il Duomo è pieno. Allora, abbiamo appena chiesto una foto a un ragazzo asiatico, ci ha fatto delle foto bellissime. Bellissime, cioè meglio di un fotografo. Bunde, io sono barbuto. Ma non ho la barba, non ho gli occhiali da sole, scusate. Benvenuti in questa nuova serie dove girerò e andrò e dormirò, alloggerò negli hotel o B&B più brutti del mondo. Partiamo dall'Italia, oggi siamo a Roma. Come vedete qui è abbastanza carino. Tra poco vedremo la camera. Allora raga, questa è l'entrata. Ho paura. Ho tanta paura raga. Ma che cazzo di posto è? Vi faccio vedere tutto. Nel frattempo volevo dirvi che tipo mezzanotte passata. Questa è l'entrata. C'è un antico detto: non giudicate il libro dalla copertina. Magari la stanza è bella. Guardate qui. Cioè raga, qua sta cadendo tutto a pezzi. E mi sto sacrificando per voi, per portarvi questo video. Raga, non vi mette ansia solo a guardarlo? A me tantissimo. Magari scrivetemi la prossima città dove andare per registrare questo video. Se avete avuto brutte esperienze, consigliatemi qualche B&B o qualche hotel. Intanto noi stiamo salendo. I vetri sono così sporchi che non si vede neanche fuori. Madonna, raga, qua c'hanno un minimo. Guardate, mamma mia. Ucciso qualcuno. Madonna, raga. Cioè. Il prezzo, mi raccomando, prezzo importante, eh? 1 ora e 30. Ok, questa è l'entrata ragazzi, la porta si chiude così, tipo i bagni dei bar. Qua abbiamo, siamo a Roma, siamo sicuri che siamo a Roma? C'è scritto anche sulla felpa. Sì, è la mia più bella. Ok. Non c'è neanche una scritta in italiano. Tu capisci il cinese? No. Io neanche. Prestati ad attaccare i telefoni. Come vedete siamo a Roma, ma non ci sono le spine italiane. Quindi il telefono a penzola. Ok. Poi, guardate qua. È assurdo, raga. Ha venuto che è completamente distrutto. Qua abbiamo la parte bella della casa, che secondo me è finita, cioè c'è la polvere sulla TV, non c'è neanche il panino rosso, la TV non va e non abbiamo neanche il telecomando, quindi non è messa così. Una normale, molto semplice. Queste
sono le finestre. Ok. Queste tende poi, cazzo. Queste tende, dico, cioè, penso che... Sì. Oddio, non toccarle. No. Ma vediamo se c'è il telecomando anche da qualche parte. Oh, cos'è che c'è dentro? No, vabbè, non ci posso credere, cazzo? Delle ciabatte. Ma che state ciabatte sono? Di riprenderle. Ho paura. Ok, questo è il letto. Oddio. È sporco. Ma è sporco? Ovviamente non dormiremo mai qui. Oddio. È bagnato, tra l'altro. È bagnato? Cioè, in che senso? Oddio. È umido. In che sì, ma... È umido. È sempre male che ci cose. Queste cose le asciugamane. Sì. Ragazzi, è tutto appiccicoso. Ma il ridotto non c'è neanche il telecomando della... del coso. No. Come si chiama? Condizionatore. Cioè, no, devi pagare 20 euro in più se lo volevi. Ah, sì. Hai capito? Per la pulizia della camera? Messa a caso. In effetti cos'è? Ora entriamo nel bagno. Allora, siamo già in... Siamo faticoso, piccolino. Abbiamo questo bel rumore. Di sottofondo il bagnetto, una doccina minuscola, raga, cioè lavandino per i bambini. Però il bagno sembra pulito, almeno quello, almeno quello. Qualcuno ci ha fatto qualcosa, credo. Bisogna spostare la borsa. No, non sul cuscino, la borsa è stata ovunque. Oddio. Qua è stato picchiato palesemente qualcuno. La luce non si vede, tac. È la stanza. Seriamente non ci posso credere. Quindi ora ci attrezzeremo per dormire con tipo gli asciugamani, qualcosa, ci proteggeremo. Ho avuto in mente di fare questa nuova serie perché ho detto non ha senso fare alloggio nell'hotel più bello di Roma, più bello di Milano, è troppo una cosa vista e rivista e non c'è un minimo di sacrificio. Cioè, troppo bello, cosa vi racconto? Oh ragazzi, guardate, sto passando una bella serata in un hotel mozzafiato. Questa è la sfida. Questa qui è la sfida, ragazzi. Guardate. Eh? Questi spaccano. La sfida delle sfide. Tocca guardare se c'è qualcosa sotto il letto. Ho seriamente paura. Non ti appoggiare per terra. Come faccio? Ancora non so volare. Che schifo. Oddio, cosa cazzo ho appena visto? Cosa cazzo ho appena visto? No, raga, questo video sarà pieno di parolacce. Raga, guardate che merda. Guardate schifo. Oddio, che schifo, mamma mia. Ma lo scarafaggio quello? Quale? Lì, dove? Lì sotto. Lì sotto. Oh porco. Che schifo. Mi merito un'iscrizione. Oltre a portarti i vestiti, devi portarti anche scopa e paletta. Mi metto la felpa per dormire. Non so se ridere o piangere. Adesso ti immagini un tacco qua. Oddio. Ti giuro, mi sono appoggiato e sei inclinato. Sta roba non è tanto sta. Guarda. Questa è l'impostazione per la notte. Mi sono appena ricordato che mi sono portato il pigiama, per fortuna. Questa è la mia tenuta. Eh? Questa serie mi piace, è divertente. Si scoprono cose inaspettate, si vivono situazioni inaspettate e niente. Allora, dato che questa serie inizia oggi, inizia con questo video, ok? Mi servirà da lezione, perché questa diventerà una serie. Farò altri episodi. La prossima volta ovviamente mi porterò un sacco a pelo.
E poi ci penseremo, nel senso, questa è prima tappa, ok? Tappa zero, tappa esperienza. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, hashtag nuovo iscritto se siete nuovi. Seguitemi su Instagram, io vi saluto e niente, lo faccio per voi. Hashtag lo faccio per voi.